sia lodato Gesù Cristo. Oggi desidero raccontarvi la storia di un poeta volgare che viene salvato da Maria. Alla radice di ogni conversione c'è sempre un incontro, l'incontro con Gesù. E questo incontro è sempre silenziosamente preparato da Maria. A conferma di questa affermazione vi racconto la storia di Adolfo Retté, poeta erotico, anzi pornografico, diventato poi un candido discepolo di Gesù. Chi era Adolfo Retté? Adolfo Retté ha raccontato la sua storia in un libro pubblicato nel 1907 che purtroppo oggi non si trova più. E il titolo è questo: Dal diavolo a Dio. Retté è stato un giornalista, uno scrittore, un poeta raffinato ed era ben noto in Francia nel primo decennio del XX secolo, il secolo scorso. Egli confida: sono stato allevato senza fede, cresciuto in una famiglia divisa. Appena raggiunsi l'età adulta, divenni un ateo convinto, un materialista militante, e mi unii a nemici della religione e presi parte a tutte le loro azioni abominevoli. E pensate, andava da una parte all'altra della Francia a gridare contro Dio, a gridare contro la religione. Racconta che una volta si trovava in un locale, in un caffè famoso, in una saletta messa a disposizione con tanta gente, e parlava contro la fede, contro la religione, e voleva dimostrare che Dio non c'è, che è un'illusione, una stoltezza credere nell'esistenza di Dio. Ma terminata la sua conversazione, un uomo, che era un giardiniere, gli disse: io vorrei parlare con lei. Retté disse: volentieri. Lui, questo uomo, con altri tre, andarono in un angoletto più riservato e il giardiniere disse a Retté: lei ha detto che Dio non c'è e io sono d'accordo con lei, però mi dica, com'è sbocciata la vita? Com'è nata la vita? Com'è venuto fuori questo prodigio della vita? Retté rimase stupito e cercò di dimostrare, citando Lamarck, citando Darwin, che la scienza qualcosa aveva spiegato, ma non c'era una spiegazione completa. Il giardiniere lo guardò e disse: mi ha deluso. Retté rimase mortificato e ha raccontato lui stesso: per la prima volta il mio ateismo era incrinato. Passò del tempo. Retté un giorno cominciò a rileggere la Divina Commedia e nella Divina Commedia a un certo punto disse: ma com'è possibile che un uomo intelligente come Dante abbia avuto una fede così fervente? Evidentemente c'è qualcosa che fa riflettere. E pensate che la sera stessa un suo amico andò a trovarlo e lui confidò a questo amico la sua convinzione e l'altro gli disse: ma io, anche lui era ateo, io comincio ad avere qualche dubbio, non vorrei che ci fosse qualche verità anche nella religione. Adolfo Retté reagì violentemente e addirittura la sera, l'ha contato lui stesso, scrisse un articolo violentissimo contro la Chiesa Cattolica. Ma raccontato lui stesso, durante la notte, ebbe come uno scrupolo. Si alzò, prese quei fogli e li strappò, li fece 1000 pezzi. E ha raccontato: mi sentii improvvisamente calmo e una grande gioia mi invase il cuore. Mi addormentai in un sonno tranquillo. E conclude nel suo libro: Agnello di Dio, avevate avuto pietà di me e vegliavate al mio capezzale. Ora lo capisco. Passa ancora del tempo. Viveva a Fontainebleau, ma lasciò Fontainebleau e ritornò a Parigi con una donna che lui chiama la donna degli occhi neri, con la quale conduceva una vita immorale, indegna, l'ha detto lui stesso. Ma tornato a Parigi, un giorno va nella cattedrale di Notre Dame e vede della gente che prega. Lì per lì provò un senso di sdegno, ma improvvisamente lo sdegno si smorzò e dentro di sé disse: vorrei credere anch'io. Passa ancora del tempo, va in un paese non lontano da Parigi e è spinto da una forza interiore ad entrare in un santuario della Madonna.
entrato nel santuario, si fermò a guardare l'immagine della Madonna e dentro di sé gli sbocciò una preghiera. Vergine Maria, io ti ho sempre combattuto. Ho sputato contro di te le cose più volgari. Addirittura sono arrivato a dire che avrei voluto spezzare la tua statua ai piedi di Afrodite, la dea del sesso. Ora, Vergine Santa, comincio a provare un pentimento. Aiutami. Passò poco tempo. Consigliato da un altro amico, un buon letterato, Copé, ma fervente cristiano, andò da un sacerdote. Aprì la sua anima e gli disse: io desidero diventare cristiano. Ebbene, sapete qual è stata la conclusione? È diventato cristiano e, già da adulto, ha fatto la sua prima comunione. Dopo la prima comunione ha detto: come sarei felice se la mia vita terminasse oggi. Oggi io sento dentro di me una gioia che non ho mai provato. È la gioia della fede, la gioia dell'incontro con Gesù. E Maria delicatamente l'aveva accompagnato all'incontro. A questo punto viene spontaneo dire: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.